Quella tra Venezia e le donne è una bella storia, perché sebbene la società veneziana fosse sostanzialmente di taglio maschile e il governo della città fosse appannaggio dei soli uomini, le donne ebbero certamente la possibilità di lamentarsene e la capacità di lottare e vincere alcune battaglie determinanti. Le donne della Serenissima avevano diritti sui loro figli e sui beni personali, partecipavano attivamente alla vita artistica, economica, sociale della città. Potevano gestire caffè, attività economiche, negozi, senza bisogno della tutela di un uomo. Potevano stipulare qualsiasi forma di contratto. In pieno Medioevo vi furono a Venezia delle donne imprenditrici. Su tutte spicca Marietta Barovier, la regina delle perle, che sul finire del 400 gestì una sua vetreria a Murano, ma soprattutto fu inventrice della perla rosetta, che nei secoli successivi conquistò i continenti, divenendo preziosa merce di scambio per l'acquisto di territori e per la salvezza di vite umane. Pochi decenni più tardi si formò a Venezia un primo nucleo di pensiero protofemminista, grazie a un gruppo di donne che ebbero la capacità di pensarsi libere e di esprimerlo pubblicamente. Tra esse, Moderata Fonte, una delle maggiori poetesse del Cinquecento. In una delle sue opere, Moderata rileva come la supposta superiorità maschile nei confronti della donna non sia dettata da fattori naturali, bensì dalla diversa educazione ricevuta. E invocando il diritto allo studio, ritiene anzi innaturale la prevalenza maschile sul femminile. A raccogliere il suo testimone è Lucrezia Marinelli, che in quello stesso secolo va oltre l'idea di parità di sessi e anzi racconta come il femminile sia maggiore del maschile. Lei stessa scrive le biografie delle donne illustri del passato e riscrive dunque la storia con un occhio tutto femminile. Una emancipazione che, a modo suo, aveva già trovato sul finire di quel secolo Veronica Franco, l'archetipo della cortigiana veneziana, che dall'alto della sua brillante intelligenza aveva sempre inteso prendere posizione verso le donne e i più indifesi e che ci ha lasciato una serie di opere memorabili. Se siamo armate e addestrate, siamo in grado di convincere gli uomini che anche noi abbiamo mani, piedi e un cuore come loro. E anche se siamo delicate e tenere, ci sono uomini delicati che possono essere anche forti e uomini volgari e violenti che sono dei codardi. Le donne non hanno ancora capito che dovrebbero comportarsi così. In questo modo riuscirebbero a combattere fino alla morte. E per dimostrare che ciò è vero, sarò la prima ad agire, ergendomi a modello. E ciò che a Venezia può essere scritto e detto da una cortigiana, perché non può essere affermato da una suora? Nel 600 è un'altra veneziana a parlare di diritti. E non è una donna qualsiasi, è una monaca. Suor Arcangela Tarabotti teorizzò in più libri la libertà delle donne di essere padrone del proprio destino, il diritto allo studio come arma di emancipazione e di difesa e quello al lavoro come forma di autonomia. La strada è tracciata, tutto è pronto per la rivoluzione e la rivoluzione scoppia alle 9 del mattino del 25 giugno 1678, quando Elena Lucrezia Corner Piscopia, prima donna al mondo a poterlo fare, si laurea in filosofia con una dissertazione su Aristotele. A frapporsi fra lei e l'ambito riconoscimento il vescovo di Padova, Gregorio Barbarigo. La donna è inferiore all'uomo e non è capace di ragionamenti difficili. L'Università di Padova, fortunatamente, non gli diede ascolto. Il secolo dei lumi è ricco di donne libere nel pensiero e nei costumi, ma alcune fra loro brillano alte nel firmamento del femminile veneziano, come Elisabetta Caminer, giornalista, prima direttrice di giornale in Italia e fra le prime d'Europa. Ma è in ambito artistico che si manifestano le più grandi affermazioni. Se le donne pittrici sono tutt'altro che episodiche nel corso della storia, basti pensare a Artemisia Gentileschi o a Marietta Robusti, la figlia di Jacopo Tintoretto,
Nel Settecento ci sono alcune donne come Rosalba Carriera o Giulia Lama che segnano una sorta di avanguardia. Carriera è la prima donna a fare il suo ingresso nelle maggiori accademie d'Europa, fino a quel momento riservate ai soli uomini. Giulia Lama sfiderà i colleghi maschi sul terreno della committenza, uscendo dall'idea del ritratto o del piccolo dipinto su commissione e andando a dipingere le grandi pale d'altare, su cui segna corpi nudi con grande scandalo dei ben pensanti. Furono tutte donne libere, fortissime, determinate, che aprirono la strada ai grandi movimenti femministi in arrivo nell'Ottocento. Ma questa è una storia nuova e diversa. Venezia e le veneziane, nei secoli precedenti, avevano già mostrato la via dell'emancipazione.